Ciao su canale, qui è Cross25. Allora ragazzi, oggi siamo qui con la recensione di un nuovo film, stavolta a tema action, più simile ai temi di un John Wick oppure Atomica Bionda. Un film del 2021 per la regia di Ilya Naishuller. Ed è ovviamente Io sono nessuno. Allora ragazzi, questo è un film che ho adocchiato sin da quando è iniziato il marketing in Italia, la campagna promozionale, dal momento che il protagonista indiscusso di questa pellicola è Bob Odenkirk, meglio noto in televisione per il ruolo di Saul Goodman in Breaking Bad e anche in Better Call Saul. Io vado matto per Bob Odenkirk, secondo me assieme a Giancarlo Esposito e anche un altro paio di attori, tra cui anche Bryan Cranston, è forse tra i migliori attori della televisione americana fino ad ora. Ovviamente però la mia cultura televisiva è un po' lacunosa e quindi parlo solamente per i show che ho visto, e secondo me dei show che ho visto, di quei pochi che ho visto, è tra i migliori attori televisivi del momento. E qui lo vediamo per la prima volta nel ruolo di protagonista in un action thriller alla John Wick, prodotto proprio dal produttore dei vari John Wick, David Leitch. E vediamo questo Io sono nessuno, nel quale Bob Odenkirk interpreta Hutch, un ex super sicario che ormai si è ritirato, è andato in pensione e si è fatto una famiglia, una vita tranquilla, però la sua monotonia viene rovinata quando un paio di ladruncoli gli entrano in casa, molto che ricorda John Wick la trama, e da allora lui si impiccia in una questione di affari di droga, della mafia russa, e iniziano i casini, il suo passato ritorna a mordergli le chiappe. Una trama molto semplice e a dir poco divertente, e secondo me questo al momento è tra i film migliori che ho visto nel 2021. Ma per una serie di cose, tutta una serie di cose, non solo per Bob Odenkirk, che secondo me dà il meglio di sé nella recitazione e anche nella sua performance. Noi siamo abituati a vederlo come il timido Saul Goodman, ma a volte anche il risoluto Sleepy Jimmy in Better Call Saul. Qui lo vediamo che è proprio uno spaccone, un po' di più comico alla John Wick. Cioè è un incrocio tra John Wick e anche Taken, Io vi troverò, e anche Atomica Bionda. È un incrocio di tutti quanti i generi action attuali, solo che però Bob Odenkirk dà un'interpretazione tutta quanta sua del personaggio. È un protagonista assolutamente fuori dalla norma, perché è un mix anche di commedia. Non troverete, cioè per quanto ci sia il sangue, la violenza, non troverete scene esageratissime all'interno del film, esagerate per quello che riguarda la fisica e l'impossibilità dei colpi, ma sicuramente non troverete un massacro che sia vietato ai minori. E vi divertirete parecchio a vedere un ex avvocato, perché di fatto Bob Odenkirk è sempre nel ruolo dell'avvocato, dell'uomo d'affari, lo vedrete menare schiaffi ogni 4 secondi peggio di Cannavacciuolo e uccidere in pieno stile John Wick con delle coreografie assolutamente convincenti. Io difatti a questo film darei come voto un 8, il primo 8 che do quest'anno, più che altro perché non ci sono particolari debolezze nel film, ha una trama molto semplice che si è anche rivista mille volte. Almeno questo è quello che avrei pensato finché non si arriva all'atto finale. L'atto finale è qualcosa di assolutamente delirante e fuori di testa. Ci sono anche alcune scene parecchio interessanti all'interno della trama nei primi due atti, ma il terzo atto è completamente delirante e non è niente di quello che avete visto finora. Forse in fatto di sviluppo della storia sì, però per quanto riguarda certe piccolezze, sottigliezze messe in scena, è tutto quello che potreste desiderare da un film in cui ci sono sia Bob Odenkirk che, ve lo dico, Christopher Lloyd. Christopher Lloyd in questo film interpreta David Mansell, il padre di Hutch. Il suo ruolo, non ve lo posso dire adesso, ma è totalmente inaspettato. Non vi aspettereste mai che cosa può fare Christopher Lloyd all'interno di questo film. Noi siamo abituati sempre a vederlo come, vabbè, forse Doc Brown, il giudice Morton di Roger Rabbit, oppure anche l'esperto di Piranha in Piranha 3D. Ma niente di quello che ho visto finora può eguagliare Io sono nessuno e il suo atto finale. Quindi ragazzi, tenetevi pronti anche per il ruolo di Christopher Lloyd se non l'avete ancora visto, perché vi regalerà parecchie sorprese. Se anche voi siete abituati a vederlo solamente come Doc Brown oppure come il giudice Morton di chi ha incastrato Roger Rabbit. E parlando anche delle sequenze di azione, David Leitch, che è il produttore di John Wick, sicuramente ci ha messo il suo zampino per quanto riguarda le coreografie di combattimento, le sparatorie impossibili, e anche Ilya Naishuller, spero di averlo pronunciato bene, che è regista di questa pellicola, ha fatto davvero un ottimo lavoro a eguagliare una specie di Atomica Bionda oppure un appunto John Wick, anche se la regia è più simile a Taken, per quanto sia un Taken più colorato di umorismo, più colorato di spensieratezza. Non vedrete mai un Bob Odenkirk che ammazza una persona a sangue freddo, vedete sempre un massacro, ma sempre con le risate nel mezzo. Il film cerca sempre di far ridere, ed è molto ben riuscito anche il fatto che sia solamente una sparatoria cazzara, con anche un intrattenimento cazzaro,
che vuole solamente divertirvi e farvi sorridere per tipo 2 orette di pellicola. E di questo sono assolutamente soddisfatto, mi sono sentito intrattenuto, mai annoiato e il ritmo è assolutamente coinvolgente. Poi, altra cosa che mi viene in mente, la colonna sonora è azzeccata. Per esempio c'è un'intera sequenza con la musica What a Wonderful World. Ci sono parecchie canzoni derivate dalla cultura pop, ma anche dagli ultimi 20 anni, che sono perfettamente azzeccate per quello che riguarda la situazione del protagonista. Poi ve lo dico, è sempre un John Wick esagerato. Cioè prendete John Wick, Taken, qualsiasi action che vi viene in mente con protagonisti Keanu Reeves o anche magari Charlize Theron, o cioè tipo Atomica Bionda, oppure anche gli Amnison, il tema spaccone, il protagonista e tutti i temi sono la stessa cosa, solo colorati di spensieratezza e di emozioni. Quindi vedrete anche cosa intendo io quando dico che la colonna sonora si sposa perfettamente con il tema del film. E l'unica cosa che veramente non mi ha convinto appieno, che non fa passare il film più in alto della sua classifica, perché per me i semicapolavori sono dall'8,5 in su, ma comunque cos'è che rende il film solamente un 8, li toglie quel mezzo punto, era tutto perfetto tranne l'antagonista. L'antagonista è questo mafioso russo chiamato Yulian Kuznetsov, interpretato da Alexei Serebryakov. Sì, allora diciamo che questo Yulian è un qualsiasi villain generico, questa è effettivamente l'unica pecca. Non hanno speso molto tempo nel creare un villain che fosse diverso dal solito, che fosse ben costruito, ma è il classico russo stereotipato che si diverte a uccidere i suoi scagnozzi, che dirige il traffico dei soldi, il riciclo dei soldi dell'intera mafia. Insomma, non aspettatevi niente da questo Yulian, da signor Serebryakov. Ma comunque lui è anche un attore molto conosciuto in America, mi sembra che sia protagonista anche di una serie, ma non mi ricordo quale. So che l'ho visto da qualche altra parte, ma non mi ricordo dove. E sì, diciamo che il villain mi aspettavo qualcosina di più, perché tutto quanto era convincente: il protagonista, i coprotagonisti, le situazioni, le scene d'azione spensierate, la colonna sonora, anche la fotografia, che è un mix di dark ma anche di colorato, proprio colorato alla parodia a volte. Perché intendo, mi spiego meglio, la fotografia, anche sembra voler emulare gli stili di John Wick e anche di Taken, per poi colorarli sempre di schizzi di sangue, colorarli sempre di buffonaggine, insomma. Ma l'antagonista invece mi ha un po' deluso. E vabbè, ultima cosa che mi viene in mente, ah sì, parlando anche degli attori in generale, c'è anche Connie Nielsen. Connie Nielsen, la regina Ippolita di Wonder Woman, interpreta Becca Mansell, che è la moglie di Hutch, il protagonista, la moglie di Bob Odenkirk. Sì, lei sarebbe bello rivederla in quasi tutti quanti i film, mi ricordo che era anche una delle coprotagoniste di Il Gladiatore. Qui lei interpreta un ruolo che mi ha sorpreso, perché pensavo che il personaggio sarebbe andato in una direzione, sempre stereotipo di altri film, ma invece no, è tutt'altro. E la cosa mi ha divertito parecchio. Poi c'è anche RZA, o RZA, non so come si pronuncia, che interpreta Harry Mansell, il fratellastro di Hutch. Ecco, questo è un personaggio che non posso dirvi assolutamente niente, perché sarebbe spoiler, però ha un ruolo che ho visto parecchio scontato, proprio come quello di Connie Nielsen. L'ho visto scontato all'inizio della storia quando ci viene presentato, e proprio come Christopher Lloyd e anche la Nielsen, mi ha regalato parecchie emozioni, soprattutto sul finale, nel terzo atto della storia. Oltre a questo, ragazzi, non ho molto altro da dire, l'unico punto negativo ve l'ho detto, e secondo me è un bel film di intrattenimento per 2 ore. Prendete John Wick, tutto quanto quello che volete, e coloratelo però di comicità e di risate. Il film cercherà di rimandarvi sempre a questi prodotti appena citati, però sempre andando su un binario tutto quanto suo e riuscendo a sorprendervi anche nel migliore dei modi. Oltre a questo, ragazzi, non so che altro dire se non che partiamo con la parte spoiler, perché vi ripeto, la trama è molto semplice, quindi è facilissimo spoilerare anche entrando pochissimo nei dettagli. Quindi, ragazzuoli, io adesso andrei nella parte spoiler. Se il video vi è piaciuto mettete like, se il film l'avete visto proseguite pure la visione, se non l'avete visto non proseguite la visione, e gli spoiler iniziano fra 3, 2, 1, vai! Ebbene, la molla che spinge il personaggio di Bob Odenkirk, ovvero Hutch, a rimbracciare le armi e a ritornare a essere il signor Nessuno, Nobody, che era il suo nome in codice nell'agenzia di cui faceva parte, la molla che fa scattare la bestia è molto molto simile al concetto di John Wick. Perché in John Wick, per esempio, cosa succedeva? Cosa che faceva scattare la bestia in Keanu Reeves? Dei ladri gli entravano in casa per rubargli la macchina, però non solo gli sfasciavano la macchina e lo riempivano di botte con lui che non voleva reagire perché non voleva ammazzare nessuno, fare del male a nessuno, ma in più gli uccidevano il cane, che era l'ultimo regalo che sua moglie gli aveva lasciato prima di morire.
Qui la situazione è un po' simile per quanto ci si scherzi sopra. Il tutto inizia con Bob Odenkirk, Hutch, che vive ogni sua singola giornata nella monotonia più totale. Ogni giornata è identica alla precedente, lui va a lavorare in fabbrica, nella catena di montaggio delle auto, nell'officina, però deve sempre buttare la spazzatura, però perde il camion, non riesce mai a cucinare bene. Insomma, ogni giornata è la stessa e lui è anche parecchio infelice con la moglie, solo i figli gli regalano un po' di gioia, ma invece con la moglie lui è un po' scontento perché anche, come dirà successivamente, lei c'è sempre per lui ma sono sempre più distanti, non si baciano da parecchio tempo, non fanno l'amore da mesi, non fanno sesso da settimane, insomma è una vita un po' triste, ha perso comunque quella scintilla di una volta. Comunque, una notte in casa gli entrano un paio di ladri con la pistola scarica presa solamente per intimorire gli abitanti della casa, ma comunque vogliono rubare il più possibile perché sono una coppia disperata che deve nutrire un figlio, come si scoprirà successivamente. Bob Odenkirk cerca di opporre resistenza e di fermare questi due ladri, però vedendo fin da subito che la pistola è scarica non vuole intervenire e non vuole far del male a nessuno di loro e lascia che prendano tutto quanto quello che vogliono dalla casa, per quanto il figlio maggiore cerchi di intervenire ma lui lo ferma. E infatti Bob Odenkirk passa come un codardo, mi viene a chiamarlo Bob Odenkirk ma il nome è Hutch passa come un codardo perché poteva stenderli in 4 secondi anche con la mazza mentre erano voltati verso il figlio, ma lui non interviene. Racconterà poi perché ha visto che la pistola era scarica e non voleva fare del male a nessuno. Ma comunque, quando questi ladri si scopre che hanno rubato anche il braccialetto col gattino della figlia, ecco che in quel momento si è risvegliata la bestia e difatti lui esce di casa quella sera incazzoso perché ha scoperto che la figlia, la bambina di 8-10 anni, non trova più il braccialetto col gattino, va a casa del padre che è Christopher Lloyd, gli prende una giacca che ricorda molto Taxi Driver, una giacca di cuoio tipo, la rivoltella con i 6 colpi e un distintivo dell'FBI, quindi si scopre che il padre David, Christopher Lloyd, era anche un membro dell'FBI in precedenza e inizia la caccia per cercare questi due ladri che hanno il braccialetto col gattino. Solo che quella sera, scoprendo che loro sono solamente una coppia indifesa che doveva rubare per nutrire un bambino, un neonato, e il braccialetto non si trova, allora lui esce da questo appartamento incazzoso, vuole comunque fare a botte con qualcuno, vuole menare le mani e si ritrova su questo autobus circondato da russi che attaccano briga con tutti quanti quelli che incontrano perché hanno appena fatto un incidente in macchina, quindi sono anche parecchio sbronzi. E allora lui cerca di capire la situazione e quando capisce che questi qua sono la valvola di sfogo perfetta per tirare fuori tutto quanto quello che ha, allora fa scendere la conducente dal bus, si chiude dentro con loro e, come si vede nel trailer, inizia a menarli uno peggio dell'altro. La cosa che in più mi piace, che non ho citato prima, è che Bob Odenkirk interpreta un personaggio che è fallibile, cioè vediamo che è uno dei migliori killer del mondo, però non è esattamente, come si suol dire, non è infallibile come John Wick che fa delle cose impossibile, non prende mai neanche una botta in faccia. No, lui è molto fallibile, si prende le bottigliate in testa, i coltelli nello stomaco, insomma anche da persone che non sono ben addestrate. È un personaggio comunque fallibile, più realistico, ma è bellissimo vedere la carneficina che fa sull'autobus con anche che spensieratezza, poi esce e se ne va tutto quanto con una posa figa pur zoppicando. Cosa che non mi aspettavo, sua moglie Becca, Connie Nielsen, sapeva già tutto quanto del suo passato, lei sa che lui era nobody in codice, il signor nessuno, e quando infatti lo ricuce dai tagli del coltello, lui fa come ai vecchi tempi, ti ricordi quando mi ricucivi sempre, mi mettevi le pomate? Quindi anche questo mi aveva sorpreso, che lei sapesse l'identità di suo marito, di solito non è una cosa del genere. Il fratello di uno di questi qua che sono stati malmenati sull'autobus e che è finito in ospedale in coma è Julian, che è il capo mafia che detiene tutti quanti i soldi di questo gruppo mafioso. Lui ricicla in generale tutti quanti i milioni della mafia. E quando scopre che suo fratello minore è stato mandato all'ospedale da questo tizio, si mette a fare delle ricerche al Pentagono con gli hacker per scoprire l'identità di questo super killer e scoprono che è nobody, nessuno. Era un revisore, come si suol dire, lavorava per tutti quanti CIA, FBI, servizi segreti, ed era il tipo di persona che, un po' come l'uomo nero, Baba Yaga, John Wick, era l'ultima persona che volevi ritrovarti alla porta. Se le agenzie non volevano che qualcuno venisse arrestato,
o che qualcuno sparisse, allora questo revisore faceva in modo che non rimanesse nessuno da interrogare o da arrestare. Faceva scomparire e far piazza pulita. Ed è bella anche la storia che racconta a un certo punto Hutch, Bob Odenkirk. Lui racconta a questi soldati di Julian che vengono mandati in casa sua per ucciderlo, racconta loro che durante un incarico, un boss molto simile a John Wick, un giorno durante un incarico, tempo addietro, quasi 20 anni prima, lui trovò questo tizio che aveva rubato segreti militari e di solito quando puntava una pistola in testa a una vittima, allora significava che eri finito. Ma quella sera sulla neve invece lui ascoltò il racconto di questo tizio, questo suo obiettivo, gli raccontò che aveva rubato per la famiglia, che se avesse avuto la possibilità avrebbe rigato dritto, e allora Bob Odenkirk lo lasciò andare, preso un po' dalla curiosità e dalla compassione, e ritornò un anno dopo per assicurarsi che non fosse ricaduto nel vizio dello spionaggio industriale e di aver fatto cose illecite. E quando lo trovò a casa sua, vide che era felice, che cenava con la famiglia, e in quel momento lui ammette ai soldati storditi che si sentì geloso di quello che aveva visto, si sentì geloso della famiglia che questo tizio, che aveva fatto le cose più sbagliate del mondo, si era guadagnato, si era fatto una famiglia ed era felice. E allora disse che con quella visione, che fu un'epifania per lui, diede le dimissioni e si creò una famiglia tutta quanta sua. E è bellissimo vedere anche con la citazione di Bob Odenkirk, che è sempre malinconico, triste, pensieroso, e dice: e forse effettivamente è durata più di quanto avrei sperato, è durata più di quanto avrei mai creduto di meritare, perché adesso Julian c'è la morte con lui perché ha ucciso suo fratello è finito in coma in ospedale ed è morto per via della carotide e dei polmoni che sono annegati nel sangue, e quindi ha mandato questi soldati a casa sua. Però, come in pieno stile John Wick, lui riesce a uccidere tutti quanti, a mettere la famiglia nel bunker sotterraneo, e sotto le note di What a Wonderful World lui fa scappare la famiglia con la macchina, e il bello è che dà fuoco a tutta la casa partendo dal seminterrato, bruciando tutti quanti, e si ruba anche, cioè si incula anche la macchina super sportiva del vicino, perché il vicino è il classico: ah, peccato che quei ladri l'altra sera non sono venuti a casa mia, perché altrimenti sai, gli avrei fatto vedere io chi comanda. E allora lui, una volta che dà fuoco alla casa, ruba la macchina del vicino super sportiva da 0 a 100 km in, lo saprò da qualche secondo, e parte la carica per far battaglia a Julian e ai russi. Il bello poi è che vediamo Christopher Lloyd a un certo punto che deve imbracciare anche lui i fucili a canne mozze, perché tutta quanta la famiglia di Hutch è a rischio, visto che ora sanno chi è, sanno anche che suo padre è all'ospizio. E quindi bellissima questa sequenza, non me lo sarei mai aspettato del ruolo di Christopher Lloyd, quando questi due soldati, questi due mercenari entrano all'ospizio per uccidere Christopher Lloyd. Lui sembra un vecchietto rimbambito sulla sedia, cioè la poltrona, che guarda le sue telenovelas, e però appena rimosti qua che gli punta le pistole addosso, lui con un dito, Christopher Lloyd, blocca il caricatore, cioè blocca il grilletto della pistola, bloccandola così, e rivela sotto la coperta un mini fucile a canne mozze e spara entrambi. Quando arriva il tizio della security che pattugliava i corridoi, gli fa: David, per cortesia, abbassa quel cazzo di volume. E si vede Christopher Lloyd che sta strangolando l'ultimo mercenario che è rimasto in piedi, gli fa: ah sì sì, ora abbasso subito, e spegne il televisore mentre intanto lui muore soffocato. Geniale. E difatti poi anche Harry, il fratello di colore, che forse è adottato, non ne ho idea, il fratello di colore di Hutch, che fino ad ora si erano sentiti solamente per radio, perché anche Harry lavorava per questa agenzia segreta, ma adesso teoricamente lui è morto agli occhi del mondo, anche lui è in pensione, loro si sentivano solamente per radio. Però quando Julian arriva arriva alla catena di montaggio per auto, all'officina dove c'è lo scontro finale tra Hutch e Julian e i russi, arriva anche Harry col fucile di precisione, e arriva anche Christopher Lloyd bardato fino al midollo con proiettili da fucile a pompa, esplosivi, e inizia la battaglia finale contro i russi, che si conclude in maniera veramente epica, perché praticamente loro sono la famiglia Mansell, sono padre e due figli, Christopher Lloyd è padre di entrambi. Ed è bellissimo vedere quando Christopher Lloyd con uno sguardo, perché è un po' invecchiato male Christopher Lloyd, però con questo sorriso proprio da psicopatico spara tutti quanti i presenti, fa delle mosse anche di karate, insomma è il delirio assoluto, e non mi sarei mai aspettato che Christopher Lloyd l'avrebbe usato in maniera così creativa. Poi anche Harry, che fa delle kill impossibili con il suo fucile di precisione, facendo un triplo headshot a tutti quanti quelli che gli si parano davanti nel corridoio. E come finisce tutto quanto? Con Bob Odenkirk che
prende un esplosivo al plastico, lo mette sopra un vetro antiproiettile per rinforzare la carrozzeria e va contro Julian tirando la spoletta e si fa esplodere assieme a Julian. Solo che però, siccome l'esplosivo era davanti il vetro antiproiettile che lui usa per andare avanti a mo' di scudo, tipo SWAT, lui riesce a cavarsela con poco, con solamente le orecchie che gli fischiano. Julian muore in pieno stile Gus Fring nella quinta stagione di nella quarta stagione di Breaking Bad. E tutto si conclude con padre e due figli che si abbracciano. Ormai la cricca è ritornata in gioco, siamo ritornati a essere i super killer di un tempo. E infine, siccome questo Julian era parecchio ossessionato dall'arte e amava le opere costose, Hutch, prima di dare a fuoco tutte quante le proprietà di Julian, gli ruba l'ultimo quadro che gli era rimasto e lo usa per rivenderlo e per dare finalmente alla sua famiglia la vita che hanno desiderato, perché lui era proprio come John Wick, non voleva dare a vedere che sotto sotto era ricco, aveva un cospicuo compenso e quindi era poteva comprare quello che voleva. No, no, stavolta lui prende veramente il quadro di Julian, lo rivende e hanno abbastanza soldi per comprare tutta quanta una villa. E il film si conclude con lui che riceve una chiamata da Harry, che è il suo contatto, e gli dice che ci sono problemi in arrivo e che sembra che essere ritornato in gioco stavolta ha attirato l'attenzione di altre persone. Quindi, in pieno stile John Wick 2, sì, sono tornato. E sembrerebbe che al momento, visto che ha avuto parecchio successo in America e anche nel mondo, Io sono nessuno, Nobody solamente in inglese, sembra che stiano facendo un sequel. E io spero tantissimo che venga fatto il sequel, perché il potenziale per un franchise è perfetto. Poi, siccome David Leitch è il produttore, non sarebbe neanche male se si facesse un crossover magari con John Wick. Guardate, sarebbe una cosa pazzesca vedere Keanu Reeves e Bob Odenkirk insieme. E chissà, magari anche Atomica Bionda. Anche se Atomica Bionda, se ben mi ricordo, è ambientato nel passato, negli anni 80-90. Ma vabbè, dai, comunque sarebbe bellissimo vedere Bob Odenkirk e anche Keanu Reeves interagire in questo universo condiviso. Ma chissà, al momento è tutto quanto un dire. Ebbene ragazzi, quindi ho tolto questo film e noi ci recensioni, gameplay e molto di più. A presto!